I lavori per il MUOS restano bloccati. Il TAR di Palermo ha respinto il ricorso del Ministero della Difesa. Esultano gli attivisti che però annunciano la protesta proseguirà per difendere la Sicilia e i siciliani. Nuova inchiesta per voto di scambio per l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo e per il figlio Toti, neodeputato regionale. Immediata la replica del leader autonomista. Mai alcuno scambio. Si tratta dei miei storici capi elettori. Battaglia in Assemblea regionale siciliana sulla riforma elettorale. Pomo della discordia, l'abolizione del listino e l'introduzione della doppia preferenza di genere. Intanto in commissione viene riscritto il disegno di legge per incompatibilità e antiparentopoli. Tour de force del presidente della regione fra giunte informali, due commissioni e lavori d'aula, senza dimenticare di incontrare la stampa. Fondi europei. Il ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, insiste. Regione affiancata da funzionari ministeriali per garantire la spesa, altrimenti rimodulare i fondi e usarli in misure anticrisi e occupazionali. Ma la regione non intende rivedere i suoi programmi. Vertice del presidente con i dirigenti generali. Ci si incontrerà ogni lunedì per monitorare la spesa. Verso la riapertura di Porta Nuova a Palermo, positivo esito del sopralluogo dei tecnici di protezione civile e del nucleo tutela patrimonio artistico dopo i lavori di messa in sicurezza. Trasmessa la relazione alla magistratura che dovrà decidere sul dissequestro. Intimidazione a due preti nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo. Nella notte date alle fiamme le loro auto di fronte alla parrocchia di Santa Cristina. Preoccupata reazione della curia, secondo la quale i fatti così come avvenuti appaiono come un tentativo di intimidire in particolare i padri passionisti impegnati nel quartiere. L'astronauta di Paternò, Luca Parmitano, è ufficialmente il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale. L'ingegnere catanese ha affrontato la prima delle sue due attività extraveicolari fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale insieme al collega americano Cassidy. Voglio la Serie A con il Palermo, si è presentato così il nuovo esterno di centrocampo dei rosanero Gennaro Troianiello. Il partenopeo è un esperto di promozioni nella massima serie, avendola centrata per 2 anni consecutivi con Siena e Sassuolo. Intanto la squadra di Gattuso ha svolto la prima seduta di allenamento al tenente onorato di Bocca di Falco. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video continua a seguirci su www.blogsicilia.it.